Questo è un grafico preso da Wikipedia e mostra il comportamento della forza d'attrito. Il grafico si riferisce a un blocco di legno che striscia su una superficie di legno. I coefficienti d'attrito statico e dinamico valgono 0,50 e 0,30. La situazione fisica è questa. Il blocco di legno pesa 100 N, forza peso. Questo vuol dire che ha una massa di circa 10 kg, 10,2 kg per la precisione. E viene tirato con una forza esterna che viene resa sempre più intensa. All'inizio la forza vale 0 e la forza d'attrito non nasce per niente, perché il blocco non cerca di muoversi. Poi piano piano questa forza viene aumentata, per esempio in questo momento è di 20 N. Allora l'attrito statico nasce dalla parte opposta per impedire il movimento dell'oggetto e vale 20 N. E l'oggetto rimane fermo perché è sottoposto a due forze uguali opposte. Naturalmente c'è anche la forza vincolare che contrasta il peso dell'oggetto. Vediamo l'attrito statico fino a quanti newton può arrivare. Lo calcoliamo con la formula coefficiente d'attrito statico per la forza normale. Coefficiente d'attrito statico 0,50, l'abbiamo visto poco fa. La forza normale, in questo caso semplice, è la forza peso e quindi vale 100 newton. 0,50 per 100 N sono 50 N, vuol dire che l'attrito statico può arrivare fino a 50 N, però sappiamo che fa sempre soltanto il minimo indispensabile per tenere fermo il mattone, quindi se tiriamo con 20 N fa solo 20 N. Quando poi arriviamo a 50 N con la forza esterna, questa è la forza di distacco. A quel punto il mattone inizia a muoversi e l'attrito è chiamato a dare il massimo. Forza d'attrito statico massima. Prima massima non c'era, adesso c'è la parolina massima, 50 N. Però una volta superata questa forza di distacco, per esempio quando si arriva a 60 N, il mattone ormai si muove, si sta muovendo, e quindi l'attrito non è più statico ma è dinamico. È un valore minore di prima, è solo 30 N. Infatti ce lo calcoliamo, l'attrito dinamico, con la formula uguale a quella di prima, ma con il coefficiente 0,30. E quindi viene 30 N. Quindi l'attrito che cosa ha fatto? All'inizio era 0, è aumentato progressivamente insieme alla forza con cui noi tiravamo il mattone. È aumentato fino a 50 N, che è il valore massimo che può fare, e poi improvvisamente, appena il blocco si è messo in movimento, l'attrito è calato al valore di attrito dinamico. Ora possiamo capire il senso del grafico. Qui è riportata la forza motrice, cioè la forza che facciamo noi, la freccia che era colorata in verde. Qui è riportata la forza d'attrito. All'inizio noi non applichiamo nessuna forza, 0 N, e quindi l'attrito fa 0 N. Poi progressivamente aumentiamo la forza con cui tiriamo il blocco verso destra, 10, 20, 30, 40 N. E l'attrito fa la stessa cosa, aumenta 10, 20, 30, 40 N. E quindi questa è la forza d'attrito che aumenta insieme alla forza con cui tiriamo noi. Fino a quando aumenta la forza d'attrito? 30, 40 N. Quando la forza d'attrito arriva a 50 N, ha raggiunto il massimo valore che può esercitare. E quindi questa è la forza d'attrito statico massima. E questi 50 N che stanno qua sotto è la forza di distacco, cioè è la forza che applichiamo noi e che fa muovere il blocco. Vediamo che appena noi superiamo i 50 N con la nostra forza motrice, quindi superiamo la forza di distacco, vediamo che l'attrito improvvisamente crolla al valore dinamico, 0,30, cioè 30 N. Quindi l'attrito è aumentato progressivamente perché questo è attrito statico. E qui l'attrito ha fatto sempre il minimo indispensabile, fino a che è stato chiamato a dare il massimo. Una volta superati 50 N con la forza motrice, l'attrito però è crollato al valore dinamico, 30 N. Adesso il blocco si muove, si sta muovendo, e l'attrito rimane quello dinamico, 30 N.